Come promesso, oggi mio fratello mi aiuta. Per l'appunto. Allora, io sono Gennaro e sono il fratello maggiore di Paradosso. E oggi gli farò da speaker per questa sua serie. Anche se sinceramente non mi piace molto Minecraft. Comunque bello, ricordatevi di censurare la voce perché io YouTube la voglio vedere come spettatore, non come protagonista. Come quale storia. Comunque, quello che vedete è il gigantesco terrazzo. Come cazzo hai fatto a fare sta cosa, maledizione, mamma mia. Ah, lo devo tu fare. Ma perché ti fa sempre queste cose spettacolari, del buttare, fare questo, metti crocifisso da tutte le parti? Guarda che la gente può pensare storto. Bang, fate il volo. La barca? Sembra più una maschera bagna la barca. Oh, mi raccomando una cosa, ora che fai questo viaggio, quando è una traversata bella lunga, non è che puoi abbuffare le palle alla gente, è meglio che la fai un po' più velocizzata, ok? Se sei venuto non guardi con l'unico occhio che ti è rimasto, perché sinceramente se non ti stanno bene i miei commenti, io posso tranquillamente non farli, e te la fai tutta tu in silenzioso, va bene? Ci sta una montagnola, ci sta una secchia, ci sta l'orizzonte che sembra che si carica una continuazione. Alla faccia del gioco leggero, eh? Ma perché non è un po' più a largo? Montagna? Ma là non è dove sei spawnato la prima volta? Cazzo premi a fare shift! Mamma mia che palle. Sì, l'hanno visto, sicuramente l'hanno visto. Solamente un cieco non lo vedrebbe. Vai avanti. Guarda che là ci sono le montagne. Un po' più a sinistra. Vai un po' più a sinistra. Un altro poco. Guarda, il suo viaggio già incomincia a durare abbastanza, perché non vai un po' più veloce. Ecco, così. Ma cerca di tenerla dritta, sta cazzo di barca! Oh, mi raccomando una cosa. Devi censurarmi la voce, cioè la devi modificare, la devi sorpiare. Io sinceramente non voglio rendere pubblica la mia voce, non mi piace, lo sai. Esattamente come l'hai storpiata quando l'ho aiutato a fare quel video sugli haters. O come li chiamo? Attenzione! Che è quel buco? Quando l'ho aiutato a fare il video sugli haters. Beh, mi sta bene la voce camuffata. Io su YouTube vengo solamente a vedere i film porno. E che ci sta che mi guardi storto? Ce ne stanno un casino. E stranamente non li cancellano, eh. Mi sa che YouTube è fissato per le visualizzazioni. Più ce ne stanno, più un film rimane. Non fa niente se è un porno. Mamma mia che palle sto viaggio. Ma vuoi viaggiare tutto il tempo? Sì, sta tramontando il sole.
Sì, ancora, vai. Ma quando viaggi in barca non senti la fame, giusto? Almeno questo. In compenso però ti senti le palle che si gonfiano come... Sì, ho capito. Fare i commenti solamente sul video. Perché dovrei commentare con qualcosa di diverso? Per esempio, sul mio caro fratellino, che è un deficiente che se ne va a mollo con tutta la barca. Che culo, è beccato il ghiaccio. No, aspetta, la neve sulla sabbia. E da dove cazzo è uscita sta cosa? Ora che sta tramontando il sole, è meglio che ti costruisci un buco dove andare a dormire, sennò sta serie non si inizia. Usa la pala. Quella è neve. Usa la pala. Ma che bello! Colpisci i blocchi di neve e escono fuori le palle. Bisogna dirlo. Come fai le palle tu non le fanno nessuno. E mo che hai raccolto tutte ste palle, che fai? Ti gioca a flipper? Sta tramontando il sole, vuoi combattere fin dall'inizio? Mamma mia, mi sta... Non solo nel video, pure a me mi sta a fa' du palle, mo, E mo che fai? Figo! Hai blocchi di neve attraverso le palle. Cioè, le cose sferiche le fa diventare cubiche. Quello che hai fatto un sarcofago, non hai fatto un posto per dormire. Fatta la scrabba. E è finito la neve. Ma c'hai blocchi di pietra, perché non usi quelli? Perché devi andare a chiappare altra neve? Secondo me la gente che vede sto video sembra solo un dramma, perché ho i miei dubbi. Ci sono tanti gameplay sopra YouTube, sinceramente non credo che... penseranno, ma perché questo fa tutti questi accrocchi? Mi fa vedere che sei figo, che sai fare le cose. Finalmente le ha usate i blocchi di pietra. Dopo 3 ore. È arrivata la notte, sapevano che il zombie si è fottuto. Una torcia? Se non levi la neve! Meno male che hai tagliato. Fatto bene. Te la puoi conservare sta palla? Scheletro. Poi si è accerchiato. Forza, fai vedere la tua bravura negli FPS. Cecchinali. Cazzo, primo colpo. E tu? Tu c'hai culo. Non è bravo, tu sei, c'hai culo, ma è differente. Io comunque non devo abbattere fino a non gioco contro, perché ho culo come fai un buco in fronte appena entro in gioco, no. Almeno le persone vedono che hai delle qualità. Andavo su sti palle. Ti sei portato un bel po' di roba. Mele, pesce. Quello che è, un accendino? Ma che ci fai con ste palle? E spari, bravo. Scusa, perché non ti metti la barca a mare e non ce ne andiamo?
Che con tre palle che io ne ho fatto due palle a me. Dai. E da quella parte, vai, piglia la barca. Oh, se tutti i gameplay sono così, che c'è? Ce n'hai una barca? Ah, no, è vero. Tu hai la tendenza a rompere molto spesso, e non solo le barche. Mentre te ne porti una di riserva. E opla, mi raccomando, se la traversata lunga, velocizza. Sì, hai fatto già vedere abbastanza, adesso mandalo più veloce. Molto meglio. Ora sto gioco carica proprio a una velocità lenta. Allora, come fai a laggare tanto? È un gioco pesante. Cioè, gli hai anche dato quasi 2 giga di RAM da utilizzare, non si vede che lagga tanto. Ma perché te ne stai sempre a filo della costa? Ci stanno le scorgenze, se le tocchi una, si scassa a barca nella volta. Lo so che tu fai molto affidamento sul veretano, come dici sempre tu. Sta tanto il sole. Oh, che bel effetto. Il sole scende e dietro sale la vita. Giusto? Eccolo là. Si prende in direzione della luna che sta calando, non perché la luna che sta nascendo. Azzo, qua non ti conviene proprio, da quello che sento è una zona un po' troppo visitata. La luna sta cadendo nella direzione opposta a cui stai guardando. Lo capite ben concetto. No, io penso che dovresti muoverti in una direzione. Si vede un cazzo, non può stare fermo. Aspetta che tramonta la luna e sorge il sole, non si vede una mazza. Bravo. Tutto bene. Sì, sta scendendo là. Non ti puoi sbagliare, vai verso la luna, cazzo! Ah, finalmente, ci sei deciso. Ma perché ti vai a... tu andare in frasca vicino a queste? Il fondale è basso, sta barca è fatta di carta, un colpo e si rompe. Sì, certo, pensi di avere fortuna, ma ci divertiamo, ci fa una sporgenza là che fai. La sporgenza? Colpito da un colpo di lancio. Non hai visto la sporchezza. che mi guardi storto, io te l'avevo detto. Dai, fatti un'altra barca, anche se ce l'hai per sicurezza. Mi sa che la fortuna ti ha abbandonato in questa serie. Ah, comunque, in tutto questo ringrazio Sinergo di quei due sul server. Che hanno suggerito al mio caro fratellino di fare questa nuova serie. Sinergo se ne va in giro per la sua Minecraft e mio fratello imita il suo modo, però imitando questa serie qua, però, sinceramente non lo capisco. Comunque, e se lo voglio bene a mio fratello, bravo, velocizzandolo. Sì, ma quanto deve durare sto viaggio in mare? Anzi, cost to cost, che stai costeggiando, non vai andando in mare aperto.
Per fermarti qua? Sì, andrebbe da bene. Non scassa pure sta la barca. Non ti preoccupare. E penso che...